amici, oggi voglio condividere con voi una delle mie ricette veloci. Anzi, questa non è una ricetta veloce, è velocissima, buonissima, sanissima e in 30 secondi è pronta da mangiare. Mi piace l'idea di non essere schiavi dei fornelli ed essere subito liberi di dedicarvi a quello che vi piace di più, al riposo, ai vostri hobby. A me sì, piace questa idea, quindi mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Io faccio spesso questa ricetta quando torno a casa la sera e sono stanca e non ho tempo di stare lì a cucinare a lungo, ma non voglio assolutamente rinunciare alla qualità di quello che mangio. Cerco sempre di tenere insieme velocità e qualità. Non faccio quattro salti in padella. E poi questa ricetta ha una caratteristica che non si cuoce, quindi è ricca di forza vitale, pura energia. Tutta da prendere, sapori inalterati e anche risparmio di soldi. E per farla consumo forse fino a 500 volte meno energia rispetto a una ricetta cotta. È molto molto meno tempo e sapete cosa vi dico? Il tempo libero è senza prezzo per me. Basta un frullatore e quindi nessuna pentola da lavare dopo. Ecco gli ingredienti: 2 tazze di zucca tagliata a cubetti, mezza tazza di datteri denocciolati e ammollati precedentemente, mezzo avocado, un bicchiere di succo di arancia, mezzo bicchiere di acqua, un cucchiaino di scorza d'arancia e poi gli insaporitori: mezzo cucchiaino di sale rosa dell'Himalaya, mezzo cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di cumino e un cucchiaino di curry, un pezzetto di zenzero e per guarnire circa mezza tazza di semi di zucca tritati. Per vedere tante altre ricettine veloci e facili e buone come questa, è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i video appena escono. La preparazione è facilissima, butto tutto nel frullatore. Ecco qua. Frullo tutto bene fino a ottenere una crema di zucca splendida e omogenea. Voilà! E la crema di zucca più veloce del West è pronta. E ora guarnisco con una spolveratina di semi di zucca tritati. È stupenda, credetemi, ha un sapore buonissimo, è speziata, profumata, saporita, è unica. Questa crema piace a tutti in famiglia ed è una bomba di antiossidanti, vitamine, minerali, è energetica ed è un balsamo per lo stomaco e un'amica per l'intestino. È deliziosa. Ora vado di là, mi rilasso con la mia crema di zucca, sono stata velocissima. Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Mi spiace rovinarla, ma me la mangio lo stesso.